Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per un breve tutorial per quanto riguarda l'installazione del software TrueDry per l'aggiornamento del software TrueDry, ma è la stessa procedura sia nel caso voi abbiate comprato adesso un SyncCube 2 e vogliate installare per la prima volta TrueDry, che magari qualcuno che già ha il suo proprio SyncCube e vuole aggiornarlo ad una nuova versione. In più, traccia bonus, il sistema per fare il downgrade a un firmware precedente nel caso aveste qualche problema. Ma probabilmente sarà utile a molti di voi nel caso vogliono fare dei test provando versioni nuove del software e magari vogliono tornare a versioni vecchie perché magari non gli interessano le novità che ci sono nel nuovo, oppure perché magari c'è un bug. Ma come dico sempre, bando alle ciance, sigla! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel video tutorial per l'installazione di TrueDry nelle nuove versioni e un bonus track per capire qual è la procedura di downgrade da un firmware più nuovo a un firmware più vecchio. Naturalmente questa procedura di downgrade non sarà disponibile su tutti i firmware nuovi, ma sicuramente per alcuni può essere utile capire se dal proprio firmware può tornare indietro nel caso abbia qualche problema. Vi anticipo subito che tutte le pagine che utilizzerò in questo video tutorial saranno disponibili qui sotto nei link. Andiamo subito alla pagina dei rilasci di SyncCube 2 di TrueDry. In questa pagina troverete tutte le versioni che sono state rilasciate per il vostro SyncCube 2. Anche io approfitterò per la prima volta di scaricare la versione Paddock di TrueDry. Quindi in questo caso cliccate nel link e andate a scaricare. Per quanto riguarda questa versione, consigliano anche di scaricare la versione Visual Studio 2019 di Microsoft. Io naturalmente già l'ho scaricata e già installata perché richiede in molti casi anche un riavvio del PC. E dopo andrete a installare, come me, il pacchetto SyncCube 2. È un file RAR, come potete vedere, lo prendete e lo mettete sul vostro desktop. A questo punto andate a cliccare sull'icona, date ok, Agree, Next, scegliete la cartella dove volete installarlo, ma naturalmente vi consiglio di lasciare tutto di default così come ve lo dà il programma. Una volta che avete installato il programma potete tranquillamente aprire la vostra barra dei programmi e andarla a ricercare tra i programmi appena installati. Naturalmente potrete anche cliccare con il destro e aprire la cartella dove avete installato il programma. In questo caso cliccate sull'icona, vi si aprirà il programma TrueDry per andare a installare proprio il nuovo firmware all'interno della base. Naturalmente do per scontato, ragazzi, che avete già acceso il vostro SyncCube 2. Andiamo quindi a premere Start. Aspettiamo il tempo che la procedura arrivi a termine. Naturalmente ho velocizzato un pochino la procedura del flash del firmware perché ci vuole un pochino. Una volta terminata, firmware update successfully, premiamo ok. Come vedete il vostro SyncCube è stato appena flashato. Andiamo a controllare che tutto sia andato a buon fine. Come vedete il mio è un SyncCube revisione 1 e il software release 2021.12, quindi l'ultima versione che abbiamo flashato. Andiamo a vedere. Eccoci qua, questa è la versione Paddock con tutti i vari profili che si possono trovare. Naturalmente in questo caso io non ho profili salvati e c'è da fare una registrazione per andarsi a salvare ed essere loggati quando andrete a utilizzare i profili che trovate online. Gli altri miei settaggi sono rimasti invariati. Naturalmente la cosa carina è che potrete utilizzare sia la parte online oppure cliccando qui potrete riutilizzare la parte offline. Naturalmente io non ho fatto il passaggio per tenermi salvati i miei vecchi settaggi, ma anche perché mi divertirò a ricrearne di nuovi per i giochi, e potete qui ricrearvi i vostri settaggi. Vediamo un po' se io metto ACC, andiamo su Edit e quindi avrete sempre anche in questo caso la versione normale dei settaggi, ma io utilizzo sempre quella esperto, e potrete in questo caso andarvi a settare i vostri profili e salvarli offline. Questo soprattutto perché so che molti utenti amano avere i loro profili offline e non essere per forza connessi alla rete, ma come possiamo vedere sembra funzionare tutto perfettamente. Faccio una piccola precisazione per chi installa per la prima volta TrueDry e potrebbe trovarsi nella parte di Operating Mode un problema o un errore. Molto spesso questo è risolvibile
premendo sul pulsante rosso e rilasciandolo. Questo perché tante volte il rilascio non è avvenuto nel modo corretto e potrebbe dare qualche piccolo errore, ma con questa semplice procedura tornerete ad avere l'operatività in maniera normale. Arriviamo adesso a vedere qual è la procedura per fare il downgrade da un firmware più nuovo a un firmware più vecchio, qualora questo firmware nuovo dia la possibilità di fare un downgrade. Per prima cosa ricollegatevi sempre alla pagina per scaricare il firmware più vecchio. Io in questo caso, ragazzi, vi dico subito, riscarico quello che ho utilizzato praticamente da sempre. Questo perché? Perché è un firmware dal quale non ci sono state aggiunte significative a livello di miglioramenti nel feeling della periferica. Ed è il 2021.4_4. Andatelo a scaricare, vi scaricherà sempre un file RAR. Apritelo e mettetelo sul desktop. Io in questo caso già ce l'ho. A questo punto, una volta copiato sul desktop, potete chiudere tutto. Vi troverete quindi questa cartella. Andatela ad aprire e create sul desktop un collegamento del programma di avvio. Fate crea collegamento. Una volta creato il collegamento sul desktop, cliccate con il pulsante destro e andate su proprietà. Una volta che siete qui su proprietà, a questo punto vi apparirà questa finestra. Dovete andare alla linea destinazione. Qua viene spiegata la stringa di dove è situato il vostro file. Dovete andare alla fine della stringa, cliccate spazio e scrivete FW downgrade e fate applica. Chiudete con OK. Ragazzi, a questo punto basterà cliccare sull'icona, vi apparirà nuovamente la possibilità di installare un firmware sul vostro Syncube. Cliccate su Next. Attendete tutta quanta la procedura, next un'altra volta, next. A questo punto verrà flashato il firmware nella memoria del vostro Syncube 2. Attendete qualche istante, perfetto. Adesso farà la verifica che tutto sia andato e sia stato eseguito nel modo corretto, perfetto. Syncube firmware update. Finish. A questo punto potrete andare a togliere nelle proprietà quello che avevate scritto, rifate applica, ok, e a questo punto, aprendolo, vi si aprirà il firmware vecchio. Andiamo a vedere se tutto è andato in modo corretto. Perfetto. 2021.4_4. Ragazzi, la procedura è semplicissima. Naturalmente il mio consiglio, fatelo sempre con estrema calma, seguite bene la guida che vi ho mostrato e ragazzi, i problemi saranno risolti al 100%. Spero che questo video possa essere utile a molti di voi. Vi ricordo sempre la mia pagina MDS Simparts su Facebook, andatevela a visitare. Ringrazio Granity Device e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!